Buongiorno cari, come state? Tutto bene? Sì, spero di sì. Allora, sono qui per un nuovo video di chiacchiere letterarie, ma prima devo dire delle cose. Allora, la prima cosa è che probabilmente molto presto mi trasferirò a Hogwarts perché sento di avere dei poteri magici molto forti, perché oggi sono arrivata su Skype e la mia Bietolina mi ha detto: Bietoli, sono disperata, il mio internet non funziona, sono dal cellulare, i drammi, i pianti, le tragedie, eccetera, eccetera. Arrivo io, dico: Bietoli, no, non ti preoccupare, non succede niente, è tutto bene. Improvvisamente lui mi dice: Bietolina, è risuscitato internet. Io, oh, vedi, vedi che sono potente. Infatti, per ringraziarmi, la Bietolina mi ha fatto una proposta di matrimonio. Io in diretta con voi dico: Bietoli, sì, accetto la proposta di matrimonio. Scherziamo, naturalmente, siamo sempre due deficienti. Noi, insomma, se non diciamo una cretina dal giorno, non siamo contente. Comunque, Bietoli, se ci trasferiamo in Olanda, in Spagna e facciamo il grande passo. La seconda cosa, questa la dovevo condividere con voi, anche se è una cretinata, perché sono troppo contenta, perché stamattina, dopo quasi un mese di attesa, è arrivata finalmente la bellissima custodia per il Kindle che ho comprato a mio padre per il compleanno, ed è questa. Ve la apro, aspettate. Qui c'è Watson. Salutate Watson. Guardate quanto è bella! Questa è un'altra tasca, tra l'altro. Aspettate. È stupenda, è bellissima. Io l'ho comprata su Etsy.com, da una venditrice che fa tutte cose a mano, perché su Etsy si comprano solo cose o vintage o fatte a mano. E questa è bellissima, è bellissima. È morbidosa. È carina, ci sono i gufetti, ci sono i gufetti. Non è bellissima? Cioè, come si fa a non volerla? È valsa la pena aspettare perché è veramente la cover perfetta per un Kindle. Io avevo preso originariamente quella da Amazon, ma è orrenda. Infatti l'ho restituita perché era veramente brutta, era triste, così insipida, niente di che. Questa è tutta un'altra cosa, cioè ammettete che è tutta un'altra cosa, cioè, ci sono i gufetti, è azzurra con i gufetti. Cosa c'è di più bello di una cover per Watson con i gufetti sopra? Niente, probabilmente. Non è costata neanche tanto, considerata che è fatto a mano. Se volete vi metto sotto il link della venditrice, così se avete un Kindle e volete una cover carina, potete dargli uno sguardo. Le spedizioni per quasi tutte le cover sono pure gratuite, quindi alla fine non è tanto, considerato che quelle di Amazon costano 35 euro, io questa l'ho pagata 28, mi sembra, ed è fatta a mano questa, quella lì, chissà com'è fatta, ed è imbottita, bella, solida, bellissima. Vi metto comunque sotto il link del venditore nel caso vi potesse interessare e vogliate prendere anche voi una bellissima cover come questa. Io sono troppo contenta perché ho aspettato quasi un mese per averla. Perché la dogana naturalmente doveva farmi penare. Vabbè, lasciamo perdere, guardate che sennò mi infervoro di nuovo con questa cosa che proprio mi ha fatto incavolare da morire. Allora, passiamo al libro, finalmente dopo aver parlato per 4 minuti di cretinate. Il libro di cui parliamo è La guerra dei mondi di Herbert George Wells, questo edito Mursia. Questa è un'edizione del 1979, mi pare. Sì, che costava 1900 lire, se si legge, forse no, non lo so. Allora, la trama della Guerra dei Mondi penso che la conosciate tutti. Arrivano i marziani sulla Terra. Fine. Allora, il libro ci viene raccontato da una persona che si occupa comunque di scrutare il cielo e cose di questo genere, perché all'inizio si fa menzione di un osservatorio, cose del genere, e quest'uomo ci racconta tutta l'avvento dei marziani, eccetera, eccetera, tutto quello che è successo. Allora, il libro è stato pubblicato nel 1898, prima era stato serializzato un anno prima su un giornale, come accadeva spessissimo a quei tempi, che per esempio le opere di Dickens venivano serializzate sui giornali e poi ricompattate in un volume. E questo libro
curiosità, cioè, è stato sempre in pubblicazione, non è mai andato fuori stampa ed è da quasi un secolo e mezzo, più o meno, più di un secolo, uno dei grandi classici della fantascienza. Allora, la storia è sicuramente interessantissima, i punti che solleva sono molto intelligenti e sono anche molto attuali, se ci pensate, perché punto focale è: cosa succederebbe se sulla Terra arrivasse una razza più intelligente della nostra che ci conquistasse? Cosa succederebbe? Come reagiremmo? Cosa cambierebbe nel nostro mondo? Eccetera, eccetera. Quindi ci sono un sacco di riflessioni, per esempio, sull'eccesso della tecnologia, su come il nostro correre verso il progresso alla fine poi potrebbe non salvarci da qualcosa del genere, eccetera, eccetera. Tutti questi dubbi anche antropologici, eccetera, eccetera, eccetera. Queste cose sono molto, molto interessanti. Però secondo me la scrittura è datata, cioè è scritto spesso con uno stile un po' pesante. In molti punti si lascia andare, per esempio, lunghe liste di paesini, questo tizio scappa naturalmente continuamente, dice: sono andato, cioè, vado su questa strada, è la strada che porta qui, 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 nomi di paesi in inglesi che non so manco dove stanno sti paesini inglesi. Probabilmente i lettori inglesi del tempo magari li conoscevano, però io onestamente questi paragrafetti mi trovavo proprio a saltarli perché insomma non è che avessi una cartina dell'Inghilterra in mente che mi diceva: ah, stai andando qua e a qua, no. Però a volte l'ho trovato un po' lento nelle descrizioni. Secondo me la scrittura è un po' antiquata, cioè era un modo di scrivere prettamente ottocentesco questo, anche di un po' di allungare il brodo per ragioni economiche, perché naturalmente più serializzavi una storia, più guadagnavi. Se non mi sbaglio, questa storia è stata pagata tipo 200 sterline a Wells, mica poco per i tempi. Quindi anche tanto. Anche Dickens, per esempio, lo faceva, allungava spesso il brodo dei suoi romanzi per guadagnarci sopra. Secondo me la scrittura è un po' datata, non è più freschissima come magari lo poteva sembrare a quei tempi, però la storia è sicuramente validissima, solleva molti punti interessanti, non è neanche eccessivamente fantascientifica, che non è che ci siano tutte queste riflessioni scientifiche, ce ne sono alcune, quelle erano un pochettino pesanti per me che non sono molto pratica, però non è che ci sia tutta sta scienza infusa qui dentro. Comunque è sicuramente, mi sembra, il primo o uno dei primissimi romanzi in cui fa accenno all'invasione da parte di alieni provenienti da altri paesi. E sicuramente ha plasmato moltissimo la letteratura successiva. Cioè, penso che quasi tutti i libri che parlano di questo argomento oggi perlomeno abbiano una vaga idea di cosa parli la Guerra dei Mondi e l'abbiano perlomeno come minimo modello, anche perché insomma ha fatto la storia questo libro. Ci sono dei punti in cui veramente ti appassioni tantissimo, tipo le descrizioni di diversi momenti molto di tensione, quindi i punti veramente coinvolgenti ci sono. Secondo me ci sono anche quelli non tanto appassionanti che io personalmente ho trovato un po' vecchi come scrittura. Lo considero comunque un libro molto molto valido, sono contenta di averlo letto, però ecco, non è che mi abbia proprio cambiato l'esistenza dal quando non l'avevo letto, adesso che l'ho letto, non è che adesso ho chissà che scienza infusa. La cosa più celebre di questo libro è senza dubbio la famosissima trasmissione radiofonica del 38, cioè degli appuntini perché sennò non mi ricordo. Di Orson Welles, che non erano parenti, Welles, no, eh? No. Orson Welles era americano e H.G. Wells naturalmente è inglese. Orson Welles nel 1938 fece questa famosissima trasmissione radiofonica che scatenò il panico collettivo negli Stati Uniti perché
Nonostante ci fossero stati prima e dopo la trasmissione degli avvisi che dicevano questa è una lettura del romanzo di H.G. Wells, La guerra dei mondi, molti ascoltatori casuali, poiché il programma era strutturato per sembrare un notiziario vero, cioè per esempio non c'era la pubblicità di continuo veniva interrotto il programma musicale per dire interrompiamo il programma per un aggiornamento sull'invasione aliena. E considerato anche che siamo nel 38, quindi c'è la seconda guerra mondiale in preparazione, c'è tutta l'angoscia per cosa potrebbe succedere in Europa, eccetera, eccetera. C'era molta ansia e molta anticipazione per cosa sarebbe potuto succedere. La gente entrò nel panico, anche perché Welles spostò l'ambientazione dall'Inghilterra agli Stati Uniti. E quindi questa trasmissione che Wells lui considerava noiosa, cioè non l'avrebbe voluta fare, però questo era l'unico materiale che aveva e quindi pensò addirittura che fosse noiosa e lo scoprì solamente il giorno dopo che era successo tutto questo. E così si scatenò il panico collettivo perché era stato fatto in maniera talmente realistica, in maniera involontaria, perché non è stato fatto volontariamente. Non è che Wells si era svegliato la mattina e ha detto: ah, adesso faccio uno scherzo a tutta l'America e faccio finta che ci sia una vera invasione aliena. No, fu tutto un connubio di fattori che fecero succedere questa cosa. E poi, naturalmente, la fama di Wells schizzò alle stelle, tant'è che alcuni anni dopo, nel 41, mi sembra, fece Quarto Potere, Citizen Kane. Bel film, lo dovrei rivedere, l'ho visto tantissimi anni fa. Quindi sicuramente queste piccole cose rendono il libro sicuramente molto interessante ed è sicuramente un classico, questo non lo mette in dubbio nessuno. Secondo me la scrittura non è sempre all'altezza del tema e della storia, però è sicuramente un libro godibile, è brevissimo, ha 100... Non ve l'ho fatto vedere, 185 pagine in questa edizione, non saprei adesso. Un'altra edizione moderna, io ho questa dell'antica Roma, che quante pagine posso avere, però immagino che non ne possa avere più di 200, quindi magari in un paio di giorni lo finite pure. È carino e secondo me va letto se uno ama moltissimo la fantascienza, soprattutto se amate moltissimo questo tipo di tema, ovvero quello delle invasioni aliene, eccetera, eccetera. Questo assolutamente è da leggere. Però, ecco, non è che a me abbia cambiato la vita più di tanto. Gli darei un 6,5, 7. Via, 7, sì, siamo generosi. Quindi, tutto sommato però lo consiglio perché comunque è una lettura carina. Niente, cari, questo è tutto. Spero che stiate bene, Ok. Rewind. Spero che stiate bene, di avervi dato qualche spunto di lettura e ci vediamo al prossimo video. Ciao!